sesta edizione del Tre Quinti Turco, che come sapete ormai è diventato un appuntamento da calendario delle iniziative sportive della nostra provincia, e perché noi come provincia di Sassi stiamo sostenendo il Tre Quinti Turco. Per un semplice motivo, perché è la dimostrazione che si può praticare dello sport in qualsiasi contesto, sia da un punto di vista ambientale ma anche temporale. Il fatto che, io questo lo dico spesso, che questo tipo di iniziative si possono fare nelle località balneari, e quindi può essere un'attrazione anche di carattere turistico, perché noi in Sorrento abbiamo il problema che i nostri turisti, quando vengono qui oltre alle spiagge, noi li possiamo che offriamo un grande acqua. Il fatto che la pubblicità si può dare questa opportunità anche per allietare qualche giornata ai turisti che vengono nel nostro territorio, questo è un elemento al quale noi abbiamo particolarmente attenzione. Chiaramente queste iniziative vengono premiate e sicuramente avranno del successo. Noi ringraziamo anche Fratelli La Bufala per questa presenza. Io ricordo solamente che questo tipo di manifestazione è stata presentata anche da aziende come la Nike, che ha avuto un successo, per cui non è che sia, è proprio un'iniziativa da premiare, per cui non può non essere presente quando si tratta di appoggiare lo sport vero, cioè quello fatto senza egoismo esasperato, insomma, calcolando i giusti valori dello sport. Noi ci troviamo in questa città perché secondo me sono fondamentali, soprattutto nel periodo estivo, dove la città di Sassari si svolge, non per fare comunicazione su Sassari, perché tutti vanno al mare. Portiamo al mare un po' di allegria. Vi ringrazio Roberto, Lesini, la società di La Bufala, e tutti quelli presenti. Lucio, grazie per la parola di spero per noi. Si è sfondata una porta aperta, anche in cui gli amici della MT3 e anche l'amico Roberto Lesini ci hanno proposto di sponsorizzare, di patrocinare, ma più che altro di collaborare per la riuscita di questa manifestazione, perché più che una sponsorizzazione per noi si tratta di collaborare a un evento che già conosciamo, come dicevo prima, in quanto negli anni passati, adesso non sarà il caso di scrivere, però io ho fatto 9 anni di assessore al Comune di Castel Sardo, assessore ai grandi eventi, quindi queste due figure vercere io alle costole tutti gli anni, ma devo anche essere sincero, tutte le cose che abbiamo organizzato assieme tra la provincia, il Comune di Castel Sardo e la MT3 appunto hanno avuto una buona riuscita, tanto è vero che tutti gli anni i ragazzi, per tornare al discorso che facevano loro del binomio turismo-sport, che crea un indotto anche diciamo molto importante, diciamo anche i venditori turistici di Castel Sardo chiedevano se diciamo, durante la stagione in corso venissero fatti gli eventi in spiaggia. Perché...